cosa è un ringraziamento da parte mia personale. Va bene? Quindi, Fanelli Angelo e portiere. L'altro portiere resta da via, purtroppo è a lavoro, non può venire. Poi Gatti Filippo che è capitano. Filippo Gatti, capitano della ST Gioventù Palagianello, ti senti giocatore locale del posto, anche se sei di Palagianello, però hai giocato in altre squadre fuori e adesso sei tornato qui a Palagianello per fare il capitano di questa squadra formata da giovani. Cosa ne pensi di questo progetto e le sensazioni vogliamo sapere da te, capitano? Sì, sicuramente la sensazione è una bella sensazione. La domanda è una bella domanda perché sono qui proprio per il progetto realizzato già da anni dalla SD Gioventù Palagianello. Mi fa molto piacere questo progetto, sentirmi partecipe del progetto. Fortunatamente, anche se mi sono allontanato per tanti anni giocando fuori, sono sempre stato locale perché comunque io sono residente qua a Palagianello. E quindi per me la squadra l'ho sempre sentita nel mio cuore. Poi per il resto ho anche la fortuna di allenare i Pulcini ed è per questo che mi sono molto avvicinato per il progetto e soprattutto perché mi hanno chiesto di essere il capitano della squadra, di cui sono molto orgoglioso, ringraziando sia il mister che il presidente Antonicelli. Ringraziamo il capitano della SD Gioventù Palagianello, Vivi Palagianello in movimento. Grazie. È la passione, il punto di forza della squadra è la passione. Sono un gruppo di ragazzi che hanno sposato il nostro progetto, hanno passione, hanno voglia di giocare. Questo è il nostro punto di forza della squadra. Questo.
Domenico De Maio, abbiamo letto, tu sei un giocatore della SD Gioventù Palagianello. Sì, sono giocatore, caporedattore di Vivi Palagianello, probabilmente faccio un po' di tutto, tranne il giocatore faccio tutto. Abbiamo letto messaggi intimidatori su Facebook dove hai affermato che con l'acquisto sia tuo per la squadra della SD Gioventù Palagianello che sia tuo degli occhiali nuovi per giocare a calcio di togliersi davanti. Sì, no, praticamente devi dire in dialetto, sennò non rende l'idea. Luatev Dananz, mo che ho gli occhiali nuovi, ringrazio Ottica Capore che mi è riuscito a trovare. Luatev Dananz, perché ora vedo bene, posso dare tutto me stesso. Ricordiamo insomma che la trattativa per il mio acquisto è stata abbastanza difficile, mi voleva tra Eintracht Francoforte, mi voleva l'Ajax, il Francoforte, mi voleva anche il Chelsea, mi ha cercato Font Intelligence, mi dicono anche il Borussia Dortmund, però sì, c'è stato un avvicinamento. Il mio procuratore era Mino Raiola, quello di Ibrahimovic, e lui spingeva per l'esperienza all'estero. Poi ho cambiato procuratore, che adesso è Antonio Abatangelo, e lui mi ha spinto verso, no, il ritorno alle origini. Ho saputo che parteciperai anche al Raffo Contest con Ronaldinho, Ronaldo e Adriano. Sì, e loro vogliono non fare lo di Sambuca, io ho scelto la Raffo, no? Grazie, allora. Domenico, simpatici. No, prego, prego, no, volevo anticipare che a gennaio forse mi danno in prestito per maturare un anno alla Vetrana FC. Forse. Salutaci, stiamo trattando. Dai, salutaci. Oh, ciao Agnu, mi raccomando. Ciao. La prima squadra sicuramente è, diciamo, è un obiettivo per i ragazzi che comunque nel paese noi cerchiamo di piazzare anche in società di categorie superiori, quelli che giustamente hanno difficoltà comunque si possono intrattenere nel nostro paese giocando e divertendosi comunque, ma non solo, anche invitando ragazzi di altri paesi ad affacciarsi sulla nostra realtà di Palagianello, insomma, che è la seconda categoria. Mentre per quanto riguarda, e questo mi preme molto di più, per quanto riguarda il discorso del settore giovanile, che per me è molto più importante, non a caso la società ha deciso di mettermi come responsabile tecnico, perché hanno reputato una cosa sana e pura il progetto che ho in mente, che è quello di forgiare dei ragazzi non solo per un sano divertimento e per fare gruppo, ma anche, perché quello è il mio obiettivo reale, ma anche per avere dei risultati sia per loro innanzitutto che per la società e per le famiglie, delle soddisfazioni in futuro, chissà che qualcuno magari riesca ad emergere, e sarebbe una delle mie grosse soddisfazioni nelle varie categorie, non in una in particolare, perché questo starebbe a significare che il lavoro che è stato fatto fino adesso insomma non sia stato gettato al vento, insomma. Questo.